il nostro tessuto è già molto fragile, tessuto imprenditoriale. Ogni azienda che muore si trascina poi un problema sociale che naturalmente deriva dal fatto che si perde forza lavoro, occupazione, eccetera. Siamo indietro rispetto ad altre regioni, anche sui dati economici, siamo abbastanza messi in basso e quindi non possiamo assolutamente permetterci altri passi falsi. Non possiamo permetterci che altre aziende entrino in crisi, dice ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, Andrea Nasini, in occasione del corso di formazione che lo stesso Ordine ha organizzato nell'Aula Magna dell'Ateneo Perugino per analizzare le principali novità contenute nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Introdotto appena a gennaio, il codice ha infatti l'obiettivo di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze. In tutto ciò, i professionisti avranno un ruolo assolutamente centrale, da qui la ragione della giornata di studi. Noi, come organo di controllo, dovremo segnalare eventuali circostanze in cui l'imprenditore, non gli amministratori, più che l'imprenditore, non si facciano parte attiva nel cercare di rimuovere l'eventuale problema che può in qualche misura poi provocare la crisi, e quindi saremo negli organi di controllo. E l'altra cosa importante, saremo parte attiva di questi organismi di composizione della crisi dell'insolvenza che avranno sede presso le Camere di Commercio, ma che poi saranno necessariamente costituiti sotto forma di comitati ad hoc per ciascuna delle procedure che naturalmente poi ci vedranno di nuovo protagonisti. Le problematiche che l'imprenditore e il professionista saranno chiamati a risolvere e l'individuazione delle modalità con le quali affrontarle sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro che ha visto la partecipazione di autorevoli relatori esperti della materia. L'idea che abbiamo avuto è quella di iniziare a interagire, creare anche qualche momento di confronto e di contatto con gli altri soggetti che poi nel nuovo codice avranno un ruolo attivo. Oggi abbiamo Tribunale e Università. Quindi la parte della dottrina e la parte degli organi giudiziari. Dovremo necessariamente poi proseguire con, io vorrei, associazioni di categoria, Camera di Commercio, perché sono gli altri soggetti che poi dovranno in qualche misura valutare ma anche proprio avere un ruolo attivo all'interno della procedura.